Muhammad Ali non ha inventato il KO. Elvis non ha inventato il rock and roll. E noi non abbiamo inventato l'auto elettrica. No, noi le abbiamo iniettato il DNA Audi. Perché non smettiamo mai di metterci alla prova. Per raggiungere nuovi livelli di sicurezza, controllo, performance. L'elettrico ora è Audi. Bot International ha scelto Cortina d'Ampezzo per la edizione 2019 del Super Yacht Design Symposium. In precedenza siamo stati a Kitzbühel, ma l'Italia ha un valore particolare nello yachting di questo livello. Noi abbiamo il maggior numero di barche in costruzione e di cantieri che le producono. Due sponsor parlano italiano, sono Perini Navi e Riva. A questi si è aggiunto Audi, che ha un legame particolare con Cortina e con tutto quanto fa sostenibilità. È recente la sua partnership con la fondazione One Ocean. Allora, la scelta di sponsorizzare questo evento rientra sostanzialmente all'interno della logica di mantenere forte il rapporto con il mare, il rapporto con la nautica, il rapporto con la vela, e dall'altro quella di mantenere forte il rapporto con Cortina, che per noi è una destinazione, una piattaforma di comunicazione straordinaria che utilizziamo per raccontare tutto quello che in qualche modo vuole essere, diciamo, l'ultima generazione dei processi di comunicazione del nostro marchio. Nella fattispecie, quindi, il rapporto con il mare nasce da lontano. Noi siamo partner dello Yacht Club Costa Smeralda già da oltre 10 anni, e all'interno di questa partecipazione quello che si è sempre in qualche modo raccontato è una storia legata alla sostenibilità, una storia legata alla generazione di affinità rispetto al mondo della sostenibilità. Nell'ultimo biennio, dal 2017, sostanzialmente lo Yacht Club Costa Smeralda ha promosso la creazione della fondazione One Ocean, che è stata, come dire, creata al fine di sviluppare l'interesse del mare e quindi lavorare per preservare le risorse marine. La ricerca del design, la ricerca del materiale, la ricerca della tecnologia per, diciamo, coniugare e rendere tutto molto più efficiente in termini di pesi, in termini di prestazione, in termini di appunto approccio sostenibile, è, diciamo, un punto comune fra le due industrie. Chiaramente poi c'è un punto comune ulteriore, che è quello appunto del target di riferimento, che parla spesso la stessa lingua. Cos'è questo evento? So here we are for the 11th edition. Siamo qui per l'11ª edizione del Super Yacht Design Symposium. È la prima volta che siamo a Cortina, una sede fantastica per la cerimonia della consegna degli award e il symposium, che ci ha impegnati per un giorno e mezzo. You may well ask the question, what is the Super Yacht Design Symposium? Well, in a nutshell, it is a celebration. Per rispondere alla domanda su quali siano i contenuti del nostro incontro, direi che è una celebrazione dedicata al mondo dei super yacht. Dedichiamo una grande serata ai designer degli interni, degli esterni, a diverse tipologie di imbarcazioni. Ci occupiamo di discutere quali sono gli elementi fondamentali della nostra industria, rivolgendoci ai designer, ai millennials, che sono il ricambio generazionale. Stiamo ponendo una domanda molto importante. Cosa sia il lusso per questo mondo? Che valori interpreta? Abbiamo premiato i giovani designer che stanno iniziando a lavorare nel mondo dei super yacht. È importante riconoscere quali sono i giovani che si stanno mettendo in luce, capire quali sono i temi che stanno assumendo importanza in questa industria. Che percorso ha fatto per arrivare a questo premio? It's never be easy, and for somehow I didn't... Arrivare qui non è stato facile. Per prima cosa devo dire che non me lo aspettavo davvero.
Io ho 4 lauree, una in architettura e una in ingegneria navale prese a Taiwan. Ho un master presso il Politecnico di Milano e uno in interior design a Londra. Non è mai facile. Bisogna continuare a imparare e migliorare la propria preparazione. Come si sente adesso essere già proiettata nell'Olimpo? Ancora non ci credo. È il premio che ogni giovane progettista vorrebbe conquistare. Grazie a Boat International. Sponsors Oceanco and Boat International for providing such a good opportunity and platform for all young designers. Ci può spiegare qualcosa del progetto che ha vinto? Okay, so my concept Manta is inspired by. Il mio progetto si chiama Manta, una specie a rischio di estinzione. Ho scelto questo nome per sottolineare come i temi che riguardano il basso impatto ambientale siano importanti in questo momento per tutto il mondo dello yachting. Riesci a individuare una direzione in cui andrà il design nei prossimi anni? Domanda interessante. Per noi che siamo leader in questo settore e vogliamo sostenere questa industria, è molto importante individuare quali saranno le esigenze del mercato. Ogni anno compiliamo un importante order book che ci fornisce indicazioni preziose. Abbiamo un database molto completo da cui possiamo comprendere le tendenze per il futuro. Sappiamo che negli ultimi 10 anni, dopo la depressione del 2008, le cose sono molto cambiate e l'industria sta di nuovo crescendo. Ci sono 2 filoni fondamentali. Tra le barche più grandi c'è l'ambizione di avere barche sempre più grandi. Oltre a questo c'è la tendenza a volere gli explorer per andare ovunque si possa navigare senza avere impatto. Questo rende le barche più sostenibili, riduce le emissioni di carbonio. Posso segnalare anche una crescita interessante del segmento da 25 a 35 metri. The other area of growth is very much in the 24 to 30, 32 meter spectrum. We're seeing huge growth there as well. Muhammad Ali non ha inventato il KO, Elvis non ha inventato il rock and roll e noi non abbiamo inventato l'auto elettrica. No, noi le abbiamo iniettato il DNA Audi, perché non smettiamo mai di metterci alla prova. Per raggiungere nuovi livelli di sicurezza, controllo, performance, l'elettrico ora è Audi.